Buongiorno Ilaria, innanzitutto vi raccontiamo quello che è accaduto durante la notte. Intorno alle 3 è arrivato l'ultimo voto sull'ultimo degli articoli rimasti, che fra le altre cose è stato l'articolo 15, quello che riguardava il referendum, ma è arrivato questo voto con la soddisfazione di Matteo Renzi, come raccontavi, raccontata via Twitter, raccontata con i toni un po' sferzanti del Premier, che ha allargato il bestiario immaginario a cui ci ha abituato ai gufi e ai sorci verdi, quelli citati ieri appunto da Brunetta. E poi ancora questa mattina, poco fa, un altro tweet in cui il Presidente del Consiglio ha in qualche modo voluto ribadire che questa riforma è, a suo dire, la riforma necessaria per il Paese e che è una riforma che fa diminuire la politica con la P minuscola e lascerà spazio alla politica buona, quella con la P maiuscola. Tutto questo accadeva e accade, però mentre, come dicevi, ieri sera le opposizioni, anzi da ieri pomeriggio le opposizioni hanno lasciato la maggioranza sola in aula, soltanto i parlamentari del Partito Democratico, dunque hanno, insieme a quelli del Nuovo Centrodestra e di Scelta Civica, hanno votato la riforma tra l'Aventino delle opposizioni. Allora noi ringraziamo Fabiana Dadone, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle, di averci raggiunto, e subito le chiediamo, è come dice Renzi, in realtà voi vi siete opposti nel metodo a questa riforma, ma non nel merito, perché il merito non vi è interessato, quello che volevate è cercare la spallata, come ha detto il Presidente del Consiglio, non ci siete riusciti e ora vi trovate in difficoltà. Non è assolutamente così. In realtà siamo stati molto molto aperti con il Partito Democratico e con la riforma del Presidente Renzi. Abbiamo parlato fin dall'inizio con il Partito Democratico in commissione, abbiamo presentato pochi emendamenti, sempre tentato di parlare del merito della questione. Anche in aula abbiamo chiesto di evitare il contingentamento dei tempi, di evitare la seduta a fiume, abbiamo proposto di introdurre degli strumenti di democrazia diretta. Ci hanno sempre detto di no. L'unica cosa che potevamo fare ancora era dare la tessera elettorale al Presidente Renzi, poteva andare lui a votare al posto nostro. Poi per il resto più apertura di così era letteralmente impossibile. Il voto finale è rinviato ai primi di marzo, voi non avete partecipato ieri alla seduta, quale sarà il vostro atteggiamento? Allora, il nostro atteggiamento per il voto finale sarà contrario, lo è stato fino ad oggi, semplicemente perché non condividiamo nel merito questa riforma e il problema di questi ultimi giorni è stato anche il metodo, perché portare in aula un provvedimento del genere di notte e approvarlo alle 3 di notte, quando c'era soltanto il PD, nemmeno tutto coeso sulla riforma, non è una modalità di condivisione per fare una riforma costituzionale così come l'avevano intesa i padri costituenti. Ecco. Poi quello che dice Renzi è tutto da vedere, non credo che al Paese interessi abolire il bicameralismo perfetto, le riforme che interessano sono quelle che creano lavoro, non certo le pagliacciate che Il pensa lui. Quirinale è rimasto silente nonostante qualche chiaro appello, non soltanto da parte vostra che aspettavate un cenno, ma soprattutto di Forza Italia. La prossima settimana si comincia un giro più o meno di incontri, vedremo poi quale sarà il calendario. Voi avete già detto che valuterete se andare oppure no. Le chiedo se questo silenzio è inquietante, come è stato definito dal blog. Bello, è il Presidente Mattarella, è un uomo di diritto, quindi sicuramente ha tutti gli strumenti per valutare quanto è successo, non nel merito della riforma che non gli compete, ma nel metodo. Sicuramente è stata una pagina molto nera per la democrazia italiana. Fare una riforma costituzionale con dei numeri, addirittura 290 persone in aula, con 80 persone in missione, che quindi fingevano di essere fuori dall'aula e nonostante tutto votavano, come il ministro Boschi, non è sicuramente un atto di democrazia e lui non può non averlo notato. Ecco, non è ovviamente l'unica opposizione quella del Movimento 5 Stelle. Ieri notte in aula ha preso la parola per Forza Italia Sisto, l'andiamo a sentire ringraziando l'onorevole Dadone. Grazie a voi, arrivederci.